Avvio senza grosse sorprese sui campi in green set del Tennis Club Alghero per la 21esima edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis Tour, valido come trofeo Tavoni e patrocinato dall'assessorato regionale al turismo. Negli ottavi femminili, esordio senza intoppi per la numero 2 del tabellone, la britannica Lucy Schuker, 6-2-6-0, alla francese Emmanuelle Morch, e per la numero 3, la cilena Macarena Carbillana, che ha concesso appena un game in più all'azzurra Marianna Lauro. Tra le italiane passa solo Giulia Valdo nel derby contro Maria Paola Tulum, mentre salutano la compagnia Roberta Faccoli e Silvia De Maria. Quest'ultima rientra in un torneo internazionale dopo 10 anni di stop. Nei quad i derby tricolori premiano Ivano Borivia e Alfredo Di Cosmo, rispettivamente contro Gianluca Giovagnoli e Alberto Corradi. Vince anche Alberto Saia, dopo 6-0 allo spagnolo Job Brenla, mentre Davide Jozet conquista solo 2 game contro il britannico Gregory Slade. Abbiamo ricominciato con lo slogan ripartiamo, cerchiamo di ripartire con tutte le normative nuove legate al Covid, però ci tenevamo di ripartire con la 21esima edizione del Sardinia Open, perché l'anno scorso è stato bloccato e quindi era giusto ripartire. Siamo ripartiti piano piano, abbiamo comunque 70 iscritti, abbiamo comunque alcuni tra i giocatori più forti del mondo e siamo ben contenti, insomma, che finalmente si possa rigiocare, rivedere gli amici, rivedere i giocatori professionisti che arrivavano ogni anno in Sardegna, quindi per noi è molto importante, anche in prospettiva del mondiale che ci sarà a fine settembre sempre qua ad Alghero.